Buongiorno a tutti dai Team Colmage. È ancora buio, si deve partire. Si deve fare circa quanto? 40 miglia. Si vuole andare a prendere gli occhioni, si dovrebbe andare a prendere gli occhioni. Dove si va? Capraia? Capraia. Capraia, il punto è Capraia. Ora smetti il pilota automatico, fa tutto lui. Gira a destra, a sinistra, quando devo. Bene. Arrivati all'isola di Capraia, c'è un sole meraviglioso, c'è un paesaggio che è incredibile. Vorrei tu inquadrassi tutte queste zone perché è bello, bello, bello. Si pesca a una profondità di 300 metri all'incirca, ve lo dico subito, braccioli corti per evitare il più possibile gli imbrogli della lenza e fermati sul trave con dei manicotti e delle perline. Il lavoro è veloce perché in un'ora e mezzo ti ha fatto 10 finali. Bravo, bravo, tu mi hai fatto. Facile, perché 186 H186 della Hayabusa. Ecco, la caratteristica di quest'amo è che ha un acciaio eccezionale perché è finissimo, ha una grande penetrazione, ovviamente essendo fine ha un peso estremamente relativo, proprio quasi zero, però c'ha una gran forza. Stiamo pescando con dei circle perché a una profondità di 300 metri, dovendo salpare il pesce da 300 metri, e la prerogativa del circolo è quella di allamare il pesce ai lati della bocca, ci consente anche di perdere meno prede possibili, perché come capirete da 300 metri a venire alla barca lo spazio è tanto, spesso se l'amo non è piantato in una posizione giusta ci sono delle lacerazioni che causano la perdita del pesce. Infatti si chiamano autoferranti. Stiamo pescando con piombi da 750 grammi e da 1 kg perché per raggiungere certe profondità e per poter tenere le lenze dritte è il minimo che si può usare. Adesso che abbiamo sistemato le canne stiamo tornando sul punto nostro waypoint per fare i primi due cali, speriamo che si riesca. Giornata è bellissima anche a prendere due pesci. Quanti chili di pesce possiamo prendere oggi? Con la bilancina che arriva a 40 kg oggi si può prendere 5 per 5, 25, 25 kg di pesce. Il che non è poco con due canne, anche se siamo in tanti. Però ci si diverte, ora il primo che si prende, i primi due o tre occhioni si prendono, si sfilettano subito e si fanno il carpaccio pomodorini. Ve lo può vedere io come si fa. Che noi siamo goderecci, Guarda lui, guarda che fame c'ha! Lui ha fame! Il finale è stato innestato con Sarte e Cappellotti. Devo dire che oggi trovare Cappellotti è veramente difficile. Io ovviamente ce l'ho una 25ina di chili, ve lo dico per far rabbia a tutti, che sono circa 6 anni che ce l'ho dentro una bella cella frigorifero e che le piglio
perché appena loro hanno saputo Cappellotti è venuto qui il rivolo di goduria, perché nella vita è non gli veda. Ora è proibito, Cappellotti. Intanto i nostri amici stanno calando le canne. Vorrei dare una piccola spiegazione dei nylon che abbiamo usato. Per quanto riguarda il trave, abbiamo usato lo spray leader, che è un florine, nylon normale, che è eccezionale nella sua morbidezza, ma anche un allungamento estremamente ridotto. In particolare anche perché se uno usa un diametro del 100, rimane la bobina perfetta, non farà mai una spira o un allentamento. Allora, noi abbiamo usato questo come trave e abbiamo usato Low Wind, che è il nuovo fluor carbon da mare, infatti si vede anche perché abbiamo messo un pesce spada o un marlin, mettiamolo così, e consiglio a tutti di provarlo perché è favoloso. Stiamo provando a fare questa salpata, dovrebbe esserci un pescetto ma piccolo. Ma sono troppo piccoli come taglia, li liberiamo. Forse ora abbiamo agganciato qualche pesce, un pesce più bello. Un po' più di più. Abbiamo un altro pesce in canna, sembra un pochino più bellino, perlomeno dalle testate che dà. Ora vediamo. Vai, Subacchia! Questi sono belli davvero, via. Almeno uno discreto l'abbiamo preso. Vedi quando si diceva gli autoferranti che ferrano sempre ai lati della bocca, in punto dove diciamo è più duro e si slama con più difficoltà. Ecco qua, questo è l'occhione. Guarda, questi sono belli, vedi. 3 di hilo. Visto che c'era poco scarroccio, abbiamo cambiato tipo di canna perché abbiamo messo un peso da un chilo, un piovo da un chilo, e questo è preso sempre la Reclash, però la versione più potente, e questa è distinta dalla vetta rossa. Questa argento, mangiano, è rimasto nel mio sciavolino, c'era la vetta. Aspetta,
aspetta, fermo, fermo! Fammelo tirare su a me. Che pisci? No, bella, sennò entra negli anelli, ho detto qui. Andrea, basta! Oh, ora mi sono proprio divertito. Va bellino. Questo Andrea si ributta, che lo so che ci sa fame, ma è sotto misura, quindi... Metti un cappellotto, poi io ho lasciato anche quello del rinesco precedente e un tocchettino di sarda. In bobina sui nostri mulinelli abbiamo scelto il Vastar. Vastar è un trecciato, in questo caso oggi abbiamo bobinato il 60 libri perché per pescare gli occhioni e per pescare in profondità, come stiamo pescando adesso, intorno a 300-350 metri, riesce a tagliare bene anche l'acqua, anche quando c'è corrente, e ci permette di poter pescare anche con delle zavorre, con dei pesi un pochino più leggeri. Questo va tutto a vantaggio dopo della sensibilità della canna e di percepire meglio le abboccate. Comunque se si usa canne dure e delle zavorre troppo pesanti si fa fatica a avvertire le mangiate. Proprio per questo tipo di pesca e bollentino di profondità abbiamo fatto nelle misure da 80 libbre, 60 libbre e 100 libbre le misure da 1000 yard, mentre abbiamo anche delle confezioni da 600 yard su 50 libbre e anche sulle misure inferiori. Su questo trecciato è stato provato, testato e ritestato tantissime volte, sia in pesca sia comunque mediante strumenti meccanici, per garantire su ogni libraggio l'esatto carico di rottura. Ora stanno salpando assieme, vediamo chi ne prende di più. Su chi scommetti, Claudio? Mi piace più la canna sinistra, per la verità. Oh, ma Jacopo penso l'abbia forse uno di più, via. 3 o 4? 2. Vabbè, 3-2. 2. 1 non è male. 3. Tutti ne prendono. Allora 2-2. Hai visto, volevo fare l'ingorgo? Uno si è slamato. Vedi dai tremito, preso la mano. Da, bordato, vedi? Se c'era a fare la burette l'aveva perso. Pensavo prima io.
La previsione è dura, questo è un calo per conto mio, le hanno preso poco tutte e due. Ma ora si sta a vedere, ma un granché non lo vedo. Ce n'è uno piccino. Meglio, ti spiego perché ho stato a mettere l'este. Si ributta giù. Guarda come la piega ora. No, c'è Iavo, c'è un pesce tremendo in canna. Comunque le canne con cui stiamo pescando sono le Alley Crush, che ci sono di 2,70 m e 3 metri, con una forza da 750 grammi e una da 1,3 kg. Allora Andrea sta pescando con quella da 750 grammi, che è la vetta più sensibile. Io sto pescando invece con la canna da 1,3 kg, dove si può mettere anche piombi da 1,5 kg. Uno solo. Ma che sai? Iapo ha preso lo sciavola, l'hai visto? Lo sciavola per la pancia. Ma te la sciavola più bella mia. E non va bene. Guarda il sciavola. Aspetta figlio, non è la mia. Questo comincia a essere. Hai visto? Ha visto quando c'è. E denti. Vai, guarda denti. E con questo non so come si mangia, sto qui. Ora si impara. Ora ce lo spiegheremo, me lo farò spiegare a questi ragazzi. So. Stiamo pescando a scarroccio, per cui ogni calo si salpa, si prende il pesce, poi bisogna riarmare e ritornare sul punto per iniziare la calata. Quando si arriva di solito si fa due o tre cali di prova per cercare di capire qual è la zona migliore. Una volta individuato dove è il branco del pesce, il segreto è riuscire a ritornare tutte le volte a calare nello stesso punto. Speriamo sia uno, se uno potrebbe essere anche discreto, sì. Ora si sbolla, si gonfia. Il pesce si trova. Io ce n'ho tre, speravo fosse uno. Guarda, vedi qui. Comunque non sono piccini. Guarda bello. Perché? Vedi di Jacopo? No, guarda lì, guarda lì. Andrea. No. E ha preso. Bella, eccoli qua. E ha preso il e risolato, sai? E l'ha preso più grosso! Oh, la pesca a mano stai! Siamo stati fortunati, via! No! Oh, ti sei fatto il cavallo! Finalmente un pesce di scritto! Quanta roba è questa? Quanto è questo? 700? 800. Beh, occhione perché? Occhione perché lo vedassi. C'ha l'occhio grande, infatti, quando qua vede me. Ma l'hai preso te? No. L'ha preso lui. Però lo mangio io. Brava Andrea! Ci siamo tutti e due Andrea, eh! Dito? Qualcheduno è bravo di sicuro, ti ha detto bene! Che bravo ci ha portato! Bravo! Oh, ultima calata, poi si parte! Si rientra! Claudio! Che? No, si sta male! Guarda in posizione a guerra, ripeto. Posizione a guerra. È tutta una giornata fantastica perché un sole, un mare meraviglioso,
senza un filo di vento, e poi si è preso davvero, ci siamo divertiti, via, si è preso del bel pesce. Poi stare sopra, ti vedi? Ballo! La distacca! Poi bello, Andrea! Oh, bello, Andrea! Andrea! Buono, buono, pesce! Bello! Vai! Bravo! Così se non si fa un'altra passatina, mezzo chilo di carne meno 450 grammi, vedi? E con questo siamo crudi. Signori, ci siamo proprio divertiti. T-Colmi ci ha colpito ancora. Andrea, vedi questi pesci in mano grossi, ce ne ho due, non ho preso nemmeno uno. Preso nemmeno io, non so, preso chi, te. Non so chi l'ha preso. Iao Fino. L'ha preso Iao. No, l'ha preso il team. Il team, l'ha preso il team. Io no, perché guidavo la barca, quindi. Ma però no, quando, quando siamo a squadra si vince sempre. No, se certo, si mangiano tutti insieme. A proposito, come si fanno? Un po' il sale, un po' il cartone. Io fa la livornese. Allora, arrivederci a tutti.